che al suo tempo esiste. Ed è bello vedere come le differenze geografiche portino ad avere un terzo tempo dove la base è mettere in comunione qualcosa di importante e poi ognuno ovviamente lo sviluppa in base alle proprie tradizioni, in base ai propri colori, in base alle persone che si adoperano per prepararlo. Dopo la competizione dove i giocatori si sono scontrati squadra contro squadra, c'è la possibilità di rilassarsi, di bere una birra assieme, scambiare due chiacchiere, di smorzare tutte quelle scintille che si erano accese magari durante la partita. Alla fine quello che succede in campo resta in campo. Il rancore non serve a niente una volta che la partita è finita. Amici come prima, è quel che è successo e tutti a bersi una birra insieme. Enjoy your evening and thank you very much again. Il terzo tempo nasce dal fatto che comunque nel momento in cui finisce una partita l'agonismo muore là, tutta quella che è la competizione, che è la partita, la squadra contro la squadra finisce là ed è giusto che sia tifoserie che squadre facciano morire là tutto quello che è il rancore della partita, per cui la birra insieme è soltanto una dimostrazione del fatto che si è già superato quella che è la partita ed è il momento di festeggiare. Terzo tempo è il momento in cui incontriamo i nostri amici, in questo caso americani, statunitensi, e parliamo delle cose che ci uniscono e le poche cose che ci dividono, perché insomma il rugby unisce. Both teams do come together at the end and just the game's over, now it's time to start having some drinks and have a great time and socialize.